il passaggio culturale forte è pensare all'area di comunicazione economico-finanziaria come un plus che ci permette di essere attrattivi anche nei confronti del mercato dei capitali e perché no riuscire a crescere virtuosamente, non soltanto grazie a un indebitamento. Professor Biaccone, grazie di essere oggi a Skillab. Vorrei chiederle perché oggi è strategico parlare dei principi IAS e di adottarli nella propria azienda. Di sicuro una comunicazione economico-finanziaria orientata all'internazionalizzazione delle imprese è un elemento importante per essere in grado di competere sui mercati internazionali, competere da un punto di vista di capacità di raccolta di risorse finanziarie e soprattutto per dialogare con i partner internazionali, che siano banche, che siano altre imprese, fornitori, clienti. Quindi il iniziare a pensare in un'ottica IAS è di sicuro un elemento importante. Da un punto di vista normativo, la disciplina lascia la possibilità a tutte le imprese, naturalmente di medio-grandi dimensioni, di poter utilizzare i principi contabili internazionali come strumento per la comunicazione economico-finanziaria. Attualmente sono circa 600 i gruppi italiani che ne fanno uso, però la proiezione per il futuro è naturalmente di una maggiore consistenza. Chi sono le aziende, quali sono quindi le aziende che secondo lei possono fare questo passaggio? Perché generalmente si può immaginare che siano più aziende, non so, di grandi dimensioni o aziende che magari sono quotate in borsa. Bene. Magari se ci dice esattamente chi possono essere i destinatari ottimali anche per questo percorso di formazione che stiamo per realizzare. Sì, di sicuro sono aziende che hanno un interesse nella comunicazione internazionale, quindi aziende non esclusivamente domestiche, ma aziende che operano nel mondo. Questo può voler dire una maggiore facilità anche da un punto di vista amministrativo nel consolidamento dei conti, nel momento in cui si vanno a consolidare società che appartengono ad ordinamenti diversi, da avere un linguaggio unico può essere un elemento di sicuro di vantaggio. Poi ancora le aziende, come dicevamo prima, che vogliono iniziare ad operare in un contesto internazionale e quindi essere in grado di essere comprensibili anche nell'ottica di partner e investitori di tipo straniero. Quali sono le informazioni che nell'ambito della comunicazione finanziaria possono essere veramente di grandissimo interesse proprio per un investitore? Di sicuro le informazioni sulla capacità di creare liquidità, quindi quello che in termini tecnici si chiama cash flow operativo, adesso anche la normativa nazionale si è portata avanti e quindi prevede la costruzione del rendiconto finanziario come diciamo documento di bilancio. Di sicuro in un'ottica di principi contabili internazionali questo è estremizzato, perché ha valore tutto ciò che determinerà flussi di cassa in entrata nel futuro. Quindi l'elemento di novità forte dei principi contabili internazionali è proprio la proiezione al futuro. Non vale ciò che è costato, ma vale ciò che determinerà nel tempo flussi di cassa positivi in ingresso. Bene, grazie.